Sulla grande campana buddista, ogni colpo equivale ad una preghiera. Sono amorevolmente curati i feriti del recente conflitto. Essi e le infermiere acclamano all'Italia. L'antica capitale, Kyoto, conserva ancora la tipica fisionomia giapponese. I parchi meravigliosi, gli antichi templi shintoisti e buddisti, le case alternate ai giardini fanno di Kyoto una delle città più belle del Giappone. In questo scenario meraviglioso, ogni manifestazione d'arte trova sviluppo naturale. Adunata grandiosa, le parole del capo della missione, Sua Eccellenza Paolucci di Calpoli, sono accolte con il più vibrante entusiasmo. L'aspetto della natura, pittoresco e selvaggio, appare sul movimentato fiume Hozu, che la missione percorre su barche speciali e flessibili, le quali superano agilmente cataratte e scogli a fior d'acqua. Thank you.
più grandiose manifestazioni di queste memorabili visite, particolarmente imponente, è stato l'arrivo ad Osaka. Per percorrere un itinerario di meno che 3 chilometri, la missione ha impiegato 1 ora e 50 minuti, a causa della enorme folla entusiasta che il servizio pubblico ratteneva a stento. Bandiere dei paesi amici, grida commiste di Banzai e di Evviva, e sulle quali il nome di Mussolini e dell'Italia vibrava potente. Voci acclamanti dalle strade e dai più alti palazzi hanno accompagnato la missione sino all'albergo di Shin Osaka. Osaka richiama anche esso le antiche glorie militari delle quali il popolo giapponese vuole essere sempre degno erede. La cultura fisica è curata anche nelle classi operaie. Le accoglienze giapponesi si sono manifestate nelle forme più diverse, dalle commoventissime e delicate alle quelle più imponenti. La bandiera italiana ha decorato ogni angolo. Il tricolore ha accompagnato sempre festosamente l'entusiasmo canoro.